Robert Gorelick, ex capo della Cenitalia per quasi un trentennio, il compito di rappresentarci la parte romantica, se vogliamo, dell'intelligence nella nostra epoca. Ovviamente tempi andati che non torneranno mai più. Eh sì, è vero, ho parlato oggi di molte cose che non possiamo più fare. Una cosa che ho pensato parlando, che la comunicazione fra gente, che finalmente all'epoca tu sapevi che tu fossi una spia perché era molto difficile di comunicare con gli altri. Adesso tutto si fa sull'internet e non solo si fa per internet, ma anche il criptaggio è fatto dall'internet. Quindi la gente non si rende più conto che sono veramente spie come all'epoca, perché all'epoca tutto era difficile, era molto impegnativo e molto lungo da fare. Incontrare una fonte, per esempio, ci metteva molto tempo per farlo. Se c'è una domanda del centro, anche per incontrare la fonte, forse dobbiamo aspettare 2 settimane. Adesso è molto più facile con l'internet. Non c'è questo aspetto romantico dell'epoca. Questi tempi andati, poi ci sono quelli presenti, già proiettati al futuro, che ad esempio ci raccontano anche come l'intelligence applicata alla rete è chiamata a difenderci dalle tante minacce, tra queste quella delle fake news. E di stamattina la notizia dell'oscuramento di 23 profili da parte di Facebook per altrettante figure che facevano disinformazione. È opportuno ed è giusto, ecco, che Facebook faccia le necessarie verifiche e vada a chiudere quelli che sono canali non ufficiali che, a mio giudizio, come è capitato nel nostro caso, quindi nel Movimento 5 Stelle, sono canali che vanno a depotenziare quella che è una comunicazione ufficiale della forza politica, ma vale per noi, ma vale per tutti.